caratteristiche del substrato, del suolo, cambiano anche, per esempio, aumenta la materia organica, aumenta l'evoluzione del suolo verso l'interno. Perciò la vegetazione, che è quello che soprattutto mi occupo io, cambia dal mare verso l'interno e cambia fortemente anche in pochissimi metri. E abbiamo diverse comunità vegetali, habitat diversi, che vanno dalla spiaggia con una vegetazione annuale, con cicli vitali molto breve, verso l'interno con una vegetazione di tipo legno. La direttiva habitat, che non tutti voi forse conoscete, Corrado ha prima parlato della direttiva, un'altra direttiva europea che l'Italia ha aderito, descrive una lista di habitat che devono essere conservati. Nel nostro caso sono tutti in questa direttiva, sono tutti di interesse comunitario. Io abbiamo una quindicina di habitat diversi. Io adesso vi farò vedere velocemente quelli che sono presenti nel Lazio. Iniziamo con la parte alta delle spiagge, un habitat dove le piante sono annuali, iniziano a germinare in primavera e finiscono il loro ciclo vitale di solito alla fine dell'estate. E questo è l'habitat 12-10, non importa, noi ci piace chiamarlo come cacchiletto, perché il nome viene da questa pianta qui, che ha cacchile marita, che è la pianta più diffusa. E lo troviamo, dicevo, nella parte alta della spiaggia, e poi eccolo qui. Con questo abbiamo fatto la distribuzione di questi habitat su tutto il territorio nazionale in una griglia di 10x10 km, che è questa che vedete lì colorata in rosso. Vedete che questo habitat lo troviamo praticamente in tutte le coste d'Italia. E per farvi vedere, questa è la zona del cacchiletto, la zona di solito occupata dai bagnanti. Questa prima parte è verso il mare, e noi la chiamiamo la zona fitoica, perché per noi botanici non ha molto interesse, perché non ci sono piante superiori, molto importante invece per la fauna. Sì, lo lasciamo, e perché adesso c'è un po' più di silenzio. Quando finisce il cacchiletto inizia invece la vegetazione di tipo perenne, perciò che l'abbiamo tutto l'anno. Ed è questo l'habitat successivo, che noi lo chiamiamo l'elemento per questa specie, uno sfago, che è una graminacea, che inizia a sedimentare, aiuta alla colonizzazione e alla sedimentazione delle dune. Poi successivamente, un po' più veloce, troviamo l'habitat principale dell'ambiente costiero, noi lo chiamiamo ammofiletto, per la pianta principale, Ammofila arenaria. Ammofila viene, amos dal greco, sabbia, arenaria dal latino sabbia, perciò ama la sabbia sia in greco che in latino. E vedete che già la distribuzione in Italia è un po' più frammentaria. E in questo habitat abbiamo tutta una serie di specie bellissime in alcuni casi, per esempio Calistegia sondarella, abbastanza diffusa in posti ben conservati del Lazio. Sicuramente conoscete il giglio dei mari, per la transmaglia, che fiorisce soprattutto d'estate. Però io vorrei concentrarmi invece su questa pianta, che come la vedete qui, questa è una foto molto vicino qui alla foce praticamente del Tevere, dove si vede questa bellissima ammofila, che è una graminacea che forse non è particolarmente, i fiori è una graminacea, non sono particolarmente interessanti, ma è una pianta straordinaria. In inglese ho trovato una volta che parlavano di magic ammofila. Perché magica ammofila? Perché è una pianta speciale. E le foglie,
una selezione delle foglie in alto al microscopio elettronico. Le foglie presentano gli stomi, che sono questi buchini che permettono lo scambio gassoso delle piante a respirare, fotosintetizzare, al fondo di quelle cavità. E queste cavità inoltre sono riempite di peli che evitano la traspirazione, la perdita dell'acqua. Diminuisce fortemente la pelle erbacea. Questo tipo di adattamento a questo ambiente, vedete, sabbia, non siamo in un deserto, ma siamo fisiologicamente come in un deserto, lo troviamo solo qui. Lo possiamo trovare in Italia, lo troviamo invece nei deserti tipo le sabbie. Ma non soltanto abbiamo questo tipo di adattamento. Questa pianta produce radici, fusti, che poi d'inverno con le maree già vengono spesso sepolti da nuova sabbia fresca. La pianta produce nuove radici, nuovi rizomi e nuovi fusti. Poi di nuovo, l'anno successivo, viene coperta dalla sabbia e di nuovo avviene questo processo. Si è visto che riesce a tollerare fino a 10 metri di sabbia, questo studio fatto non nel Mediterraneo, su costa oceana, ma la stessa specie. Questo intrico di radice e di rizoma trattiene la sabbia, lievita l'erosione delle cose. Ricordatevi di questo perché poi vi farò vedere altre piante che non hanno queste particolarità. Perciò, piante come amofile non è l'unica, questa è la più evidente, la più con adattamenti più interessante, e li troviamo sulle coste, le chiamiamo piante psammofile, e offrono un servizio, adesso vediamo servizio ecosistemico fondamentale, perché evitano, trattengono la sabbia e evitano l'erosione delle coste. Amofila purtroppo, quando non ci sono nuovi sedimenti che non arrivano, trasportati dalle correnti e poi successivamente dal vento, è una pianta che tende a scomparire. Non è competitiva in ambiente dove non arriva sabbia fresca, purtroppo. Poi non avevamo molto tempo, ci sono tutta una serie di habitat nella zona intermedia, la zona che noi chiamiamo di transizione, che tutti presenti nel Lazio, come Crucia nel Leto, i prateri di Terofite, fino a che arriviamo alle dune già consolidate, dove troviamo vegetazioni di tipo legnose, ginepreti diffusi anche nel Lazio e macchie mediterranee. Ma come vedete, se riuscite a vedere, anche già sulle coste le linee rosse sono molto meno evidenti, sono habitat molto più fermentati. E infine, nella parte più retronale, nel Lazio troviamo boschi di leccio e sughere spesso sostituiti da rinoscimenti da pino spino. E così un po' abbiamo visto la panoramica di tutti gli habitat che pochissimi metri si possono sviluppare. Trovarli tutti insieme come si dovrebbero trovare sono pochissimi posti sulle coste d'aria. E io mi occupo di piante, però in questo sede non potevo dire due parole dell'importanza anche della fauna. Le spiagge con i isopere, gli anfibi, i coleotteri, le spiagge anche con adattamenti fantastici come i tenebrioni, abbiamo diverse specie che hanno le ali, gli eliti saldati tra di loro e l'adattamento anche all'aridità, come anche sono coleotteri simili a questo che troviamo anche nei deserti. Ridischini, che è questa farfalla che si nutre soltanto del giglio delle spiagge, nidifica sulle spiagge la tartaruga marina, anche che sicuramente conoscete, nidificazione sia del fratino del cordolino. Però passiamo alla seconda parte. Avevo detto interessante dal punto di vista naturale, ma no, dall'altra parte ambiente molto minacciato. Sempre sono stati minacciati, come un po' la storia. Velocemente, le coste del Lazio
Anche la campagna in epoca romana, nell'antichità, erano veramente molto popolate. Sapete bene la successione di ville patrizie che troviamo, sicuramente molto molto frequentate. E vengono invece le coste abbandonate nel medio, perché il mare già non è più sicuro, pirati eccetera. Abbiamo nel Lazio torre di avvistamento di quel periodo, scusate che parlo più veloce di quello che dovrei. Invece c'è di nuovo una forte influenza sulla costa, soprattutto dai primi del Novecento, ma localizzata solo in alcuni settori, un turismo, potrei dire adesso, di elite all'epoca, posti, questo siamo sull'Adriatico, dove arrivava per esempio le ferrovie, ma dal dopoguerra in poi, questo è il punto chiave, le attività antropiche si sono intensificate. Sempre per questa direttiva Habitat, l'Italia deve fare ogni 6 anni un report sullo stato di conservazione di tutti gli habitat elencati presenti in Italia. In questa direttiva gli habitat sono 124-125. Qui in questo grafico sono raggruppati questi 124 macro categorie. In verde sono le percentuali dell'habitat di buono stato di conservazione, in giallo in uno stato di conservazione non adeguato e in rosso in cattivo stato di conservazione, una traduzione dall'inglese bad conservation state. E raggruppati così, gli unici che vedete il rosso sono il macrogruppo di habitat costieri. Vedete la differenza con i fossili? Gli habitat forestali, la maggior parte in buono stato di conservazione. Questa è la situazione per l'Italia. Questi sono i dati del secondo report, cioè già fatto qualche anno fa. Questi sono gli ultimi dati pubblicati, che sono quelli del terzo report. La situazione non è migliorata, anzi peggiorata, e arriviamo all'86, quasi all'87% degli habitat costieri, per tutta l'Italia questo, inadeguato o in cattivo stato di conservazione. Adesso si sta preparando, io ho partecipato al quarto report, che dovrà essere pubblicato l'anno prossimo, però i dati già li abbiamo dovuto consegnare e la situazione di nuovo non è migliorata, anzi è peggiorata. E la situazione, siamo da soli? No, la situazione Italia nel 2007 è quella dell'Europa, quindi per la lista rossa di habitat in pericolo, minacciati a livello europeo, la situazione italiana riflette, dicevo, quella di tutta l'Europa. Perciò si tratta sicuramente di habitat, come avete visto, dei più minacciati a livello nazionale come a livello europeo. Le minacce sono tante, l'erosione si è parlato, io non parlerò di erosione, parlerò di alcune altre, velocemente, di alcune altre minacce, alcune più conosciute, altri penso meno conosciuti. Che cosa è successo dal dopoguerra in poi, dove si sono intensificate le attività antropiche? Sempre con il modo che il professor Ciancetti ci ha fatto vedere, utilizzando foto aerea, sempre un po' la base del 54, dice, un volo che copre tutto il territorio nazionale, vede che noi lo abbiamo analizzato per l'Italia centrale, sia per le coste tirreniche, anche per il pezzettino dell'Adriatico. Le coste nel 54 erano, direi, un altro mondo. Spesso, come questa zona, la regione Molise, nel 1954 era un ambiente praticamente naturale e nel 2010 ancora adesso spesso sostituite da agricoltura o aree urbane. In
sintesi possiamo dire che i fattori che hanno sostituito gli ambienti costieri abbiamo, primo caso, urbanizzazione, aree artificiali, attività agricole e rimboschimento. Questi sarebbero i tre elementi principali. L'agricoltura e il rimboschimento incidono soprattutto in questa sonazione di habitat che io vi ho fatto vedere dal centro verso l'interno. Mentre l'espansione urbana ovunque, non c'è nessun tipo di selettività. E arriviamo a queste situazioni, questo stiamo un pochino più a sud, Marina di Aria, dove le costruzioni arrivano direttamente sulle spiagge, un buon esempio di litorale in crisi abbiamo purtroppo qui. Questo è un altro, sempre qui un po' più a sud, e direttamente la sabbia entra, cioè, con grossi problemi. Il turismo si è identificato, si è fortemente intensificato questo calpestio delle dune, che provoca anche un substrato incoerente, perciò il calpestio sicuramente provoca modificazioni. 2 minuti, mamma mia! Perciò questo ve lo volevo far vedere, una buona notizia. Questo è uno studio che è stato fatto per la protezione del Corriere Piccolo. Abbiamo seguito negli anni le aree recintate, che non c'era calpestio, le aree non recintate, e abbiamo visto che in pochissimo tempo si recupera un pochissimo, senza fare nulla, perché sono tutte specie pioniere che trasportate spesso dal mare, e si recuperano. In 4-5 anni abbiamo un aumento della ricchezza della copertura, che non succede in altri habitat. Un'altra minaccia, l'ultima che vi dico, perché l'altra sicuramente la conoscete, le specie esotiche. Chiarisco che cos'è una specie esotica. Quando parlo di specie esotica, è una specie che si trova al di fuori del suo areale naturale, però per opera dell'uomo. Se no, si arriva da sola, non è esotica. Noi l'abbiamo analizzato sia nelle coste tirreniche che adriatiche, sono diverse, caratteristiche climatiche diverse. Alcune sono più del Tirreno, anche altre sono più dell'Adriatico, come le note, del Tirreno non ce l'hanno. Comunque, studiato, analizzato in profondità, le esotiche non si trovano ovunque, soprattutto in questa zonazione di Alte, si concentrano nella parte centrale. E almeno sulle coste tirreniche ce n'è una, anche se ci sono tante, ma ce n'è una particolarmente diffusa e particolarmente pericolosa. Penso che molti di voi già sapete di che cosa si tratta. Infatti si tratta di questo, Carpogrotti. Carpogrotti è una specie sudafricana, però guardate la distribuzione, si concentra come esotica soprattutto come in Europa, causa problemi seri in vari paesi, soprattutto nel Mediterraneo e anche nelle coste occidentali degli Stati Uniti. È una specie che ha radici molto superficiali, non tratti nella sabbia, questa è la differenza con altri, però fa bei fiori che durano 15 giorni. Purtroppo è una specie che sappiamo, studi che abbiamo fatto qua, ma lo sappiamo anche da studi che sono stati fatti in altri paesi, che è una specie veramente pericolosa, che quando entra il Carpogrotto le altre scompaiono, forte diminuzione della diversità, e non soltanto quello, cambia le caratteristiche del suolo, modifica il pH del suolo, perché anche se le stirpiamo, già i suoli sono stati fortemente modificati. Purtroppo è il simbolo di molte regioni, arrivando all'aeroporto di Sassari, benvenuti in Sardegna con Carpogrotto, grosso problema della Sardegna. Viene, e l'ultimo che faccio vedere, piantata. Questo è un stabilimento al nord del Lazio, un stabilimento balneare al sud del Lazio, piantata negli stabilimenti. Anche piantata nelle case. Poi
rifiuti spazzate non vi parlerò, questo è uno studio che abbiamo fatto, purtroppo questo sicuramente lo conoscete di più, come si distribuisce, quali sono. E questa è l'ultima cosa che vi volevo far vedere, già che dei rifiuti. I problemi non finiscono con i rifiuti spiazzati, i problemi si continuano con la pulizia meccanica delle spiagge, che non solo porta via i rifiuti, porta tutta la fauna e tutte le piante che faticosamente stavano tentando di aiutare alla salvaguardia. E vedete un minuto di questo filmato, sempre nel Lazio, questo camion che viene lentamente, quando passa la macchina fa un setaccio, perciò trattiene rifiuti, fauna, flora e lascia la sabbia sciolta, primo vento, vola via tutto. Già non arrivavano con i sedimenti di frutti, inoltre se ne va. Questo qui, con questo non ho finito, sono, dicevo, specie con grandi, interessantissimi adattamenti che riescono a sopportare delle condizioni più difficili, ma non riescono a sopportare questa combinazione di minacce legate. Grazie. Ringraziamo la professoressa Costa per questa bellissima presentazione.